La continuità di una bottega artigiana passa attraverso la trasmissione via mani, si passa il mestiere di mano in mano. È sintomatico che quando noi siamo disperati e ci affidiamo a qualcuno diciamo sono nelle tue mani. Ogni bottega artigiana è ambasciatore di quel territorio, è ciò che il territorio mostra di sé nel mondo. Il mio mestiere non è tagliare alberi. Il mestiere è trasformare quegli alberi in fisarmoniche. Io e mio fratello siamo cresciuti nella bottega di mio padre. Era così abituale in tutti i figli degli artigiani, in tutte le famiglie che avevano artigiani in casa, ma anche chi era contadino, chi aveva l'uso delle mani nella quotidianità, trasmetteva ai bambini questa quotidianità, quindi questa intelligenza veniva sviluppata. L'unico modo per poterla sviluppare e consegnare è rendere cosciente le estremità del corpo, gli arti. Attraverso gli arti poi produciamo arte e artigianato. Solo questo. Non c'è nessun altro modo. Si può insegnare, si può raccontare il mestiere, lo si può far vedere, ma per trasmetterlo, per farlo entrare nel cuore di qualcun altro, non c'è nessun altro modo se non attraverso le mani. Si passa il mestiere di mano in mano. È sintomatico che quando noi siamo disperati e ci affidiamo a qualcuno, diciamo sono nelle tue mani. Ecco, affidiamo le nostre vite nelle mani di chi è in grado di salvarle o di cambiarle, di sostenerle. Ecco, anche i mestieri passano di mano in mano. L'industria, nel momento in cui c'è un pericolo, se ne può andare, l'artigiano no. Perché l'artigiano ha un radicamento sul territorio che appartiene alla propria identità. Ogni bottega artigiana è ambasciatore di quel territorio, è ciò che il territorio mostra di sé nel mondo. Quando si dialoga con altri artigiani ci si capisce, perché indipendentemente da qual è l'idea che io rendo fisica, indipendentemente da quello, ma il processo è lo stesso. Che io abbia in mente una fisarmonica e la faccia diventare una fisarmonica è lo stesso processo di uno che vede in un albero una scultura. Il mio mestiere non è tagliare alberi, il mestiere è trasformare quegli alberi in fisarmoniche, e quindi c'è un'unione, ci sono altre professionalità che tagliano gli alberi, altre professionalità ancora che li rendono tavole, altre professionalità ancora che poi quegli alberi li suoneranno. E noi, Italia, dobbiamo ritornare lì. Dobbiamo ritornare ad avere coscienza delle nostre mani, a svilupparne l'intelligenza e ad avere un amore così profondo per il nostro territorio da renderlo unico.